Ciao producer, in questo video andiamo a vedere in pochi semplici passaggi come poter convertire o trasformare una traccia audio in MIDI, ovvero in note, ed anche come trasformare quella MIDI in audio. Ma prima di iniziare vi consiglio di entrare sul mio canale Discord, dove troverete tantissime cose utili per produrre il vostro sound, come i drum kit e i loop. Cosa aspettate? Let's go! Ecco qua la nostra traccia audio, ascoltiamo pure. Return it back into the light. Return it now, it seems alright. Return it back where it began. Return the time to understand. Quindi, insomma, cosa fare se vogliamo trovare le note di questa voce e quindi ottenere una traccia MIDI? Prima di tutto dobbiamo andare sul Channel Rack. In questa parte qua dobbiamo andare ad aggiungere un qualsiasi strumento. Per esempio io scelgo il piano classico DFL Case e vado a scegliere il preset Roto Organ. Ok ragazzi, abbiamo scelto il nostro canale dove andiamo ad esportare la traccia MIDI. Ora andiamo in questa sezione qua e schiacciamo col tasto destro, dopodiché scegliamo Edit Sample. FL Studio ci apre Edison, dopodiché dobbiamo andare subito nella sezione Tools e scegliamo Convert to Score and Dump to Piano Roll. Ok ragazzi, in pochissimi secondi abbiamo già il risultato. Andiamo di nuovo su Channel Rack e come potete vedere abbiamo le nostre note. Ora ci rimane solo che andare a metterle qua giù. Ecco là il nostro risultato. Sentiamo pure. Come potete sentire, la traccia MIDI, ovvero le note, sono molto ma molto simili. Però vi posso dire che spesso e volentieri ci possono essere dei piccoli errorini che potete andare ad aggiustare andando direttamente sul piano roll. Possiamo aggiustare le varie note, ma andiamo a sentire tutto assieme per vedere ancora meglio. Return it back into the light. Return it now, it seems alright. Return it back where it began. Return the time to understand. Come avete sentito, il risultato è molto simile e molto buono comunque per essere una cosa, diciamo, automatica, fatta dal computer. Ok ragazzi, ora invece andiamo a vedere come invece passare da una traccia MIDI a quella audio. Il procedimento invece è molto molto semplice. Andiamo su questa parte qua del nostro pattern con il file MIDI. Schiacciamo il tasto destro e andiamo subito a schiacciare Render as Audio Clip, dopodiché scegliamo Start. In 2 secondi viene esportata la nostra traccia, eccola qui, andiamo a metterla nel nostro arrangiamento. Sentiamo pure il risultato. Come potete sentire è la stessa traccia esportata MIDI solo in audio. Quindi ragazzi, è una cosa molto molto semplice, però molto utile, perché in questa maniera potete fare davvero tantissime cose. Per esempio, esportando le tracce MIDI in audio potete ridurre la carica del vostro processore, quindi FL Studio funzionerà meglio, ma inoltre potete fare molte più cose con le tracce audio. È molto, tutto molto più semplice. Anche semplicemente modificare il basso è molto più semplice sulle tracce audio. Quindi vi consiglio spesso e volentieri di usare questi due procedimenti, questi due trucchi che vi fatto vedere. Spero che il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!